Io ho fatto un gozzo in questo stento. E lombi entrati mi sono nella peccia e fo del cul per contrappeso groppa. La mia vettura morta difendi ormai Giovanni e il mio onore, non sendo il loco bon né io pittore. Siamo a Roma, siamo nei primi anni del Cinquecento, a scrivere è Michelangelo. Si tratta di uno dei suoi sonetti, forse il più famoso, dedicato all'amico Giovanni da Pistoia. Sta parlando di una delle pitture più famose dell'intero mondo. Sta parlando di un momento in cui si trovava nella Cappella Sistina, in grande difficoltà, non riusciva a portarla avanti, quel lavoro. Pensateci bene. Quando, non so, in un vostro lavoro credete di aver fatto, insomma, di essere contenti, soddisfatti. Pensate a Michelangelo, ispiratevi a lui che di fronte a quello non era soddisfatto per nulla. Immaginatevelo al buio, nella penombra, a testa all'ingiù, a dipingere con il pennello che gocciolava colore sulla barba. Immaginatelo con la schiena inarcuata, così come si è rappresentato in questo schizzo di lato al sonetto che lui stesso ha redatto. Insomma, dura, no? Questi versi io li ho letti per la prima volta che avevo 18 anni, facevo l'istituto d'arte. E devo dire che mi hanno insegnato tanto già allora, un qualcosa che poi ho portato avanti nel mio mestiere, perché questi versi ci dicono innanzitutto che la perfezione, per carità, sarà di un altro mondo, ok? Però il desiderio di raggiungerla, quello no, quello è tutto terreno. Ma ci dicono anche un'altra cosa, ci raccontano di una persona che si sentiva un genio. Lo era definito dagli altri, e che però ci metteva tutto se stesso per andare avanti, la fatica, l'ossessione, l'irrequietezza insoddisfatta. Ecco, è così che si raggiungono davvero i successi. Spostiamoci di un secolo all'incirca. Io non so se voi siete passati mai là davanti, spero vivamente di sì. Siamo a Firenze, quella è la Basilica di Santa Maria Novella. Fu progettata nel 400 da Leon Battista Alberti. Avete mai sentito parlare di Alberti? Alla fine è una persona, un personaggio piuttosto famoso, almeno a scuola dovreste averlo incontrato. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, ah Alberti, sì, ho sentito, era quell'umanista lì, quello che traduceva i classici. Qualcun altro dirà, no, non era lui. Alberti era il teorico dell'arte, quello che ha scritto per primo un trattato sulla pittura, ha iniziato a ragionare sul metodo quando nessuno prima di lui lo aveva fatto, che ha ripreso l'antico anche in quello. Un altro potrebbe dire no, è l'architetto, quello che ha fatto quel lavoro lì, ma che ha costruito, fatto costruire, che ha progettato edifici a Mantova, a Rimini, a Roma, altrove. Tutti quanti avreste ragione, era un poligrafo, era una persona tutto tondo, faceva tante cose insieme. Quello che magari sfugge, quello che magari non si sa, è quello che faceva all'inizio della propria carriera, chiamiamola così, Alberti per vivere. Perché? Perché praticamente lui scriveva brevi per conto del Papa. Ora, che cosa sono i brevi? Sono delle lettere apostoliche, sono carte di cancelleria amministrativa. Mutatis mutandis, quello che possiamo dire è che Alberti faceva quello che fanno un po' oggi nelle segreterie, faceva l'amministrativo. Ora, attenzione, distanza storica, questa non è una novità, io ve la porto qui, chissà che sta succedendo, una cosa che molti umanisti facevano, erano comunque anche cortigiani in qualche modo. Il punto è un altro,
Il punto è che Alberti non era felice e lo scrisse in delle lettere del 400 inviate a dei colleghi, a degli amici, e si lamentava dell'esilio della sua famiglia. Lui Firenze la vide solo dopo, quando il Rinascimento era scoppiato, quando Masaccio aveva dipinto la Cappella Brancacci, quando Brunelleschi aveva fatto la cupola, assiste all'inaugurazione della cupola insieme al Papa. Alberti prima non era così in auge, possiamo dire. E allora in queste lettere scriveva della gente corrotta, dei cardinali, delle persone oblique che andavano da lui, chiedevano prebende, favori, intromissioni, e non era contento, e ancora si lamentava delle lungaggini, della burocrazia. Ora, tutte cose che se le mettiamo insieme, no? Ci dicono qualcosa anche oggi, diciamo, il potere, le dinamiche del potere, quelle cambiano nel corso dei secoli. Alcune cose non mutano mai. Ora, anche queste lettere, e niente, un bravo insegnante all'Istituto d'Arte, io le lessi a scuola, e anche queste furono importanti, molto più importanti di quel sonetto di Michelangelo, se posso dire, perché questa cosa, questa lamentela di uno come lui, ci dice tanto, e ci dice un qualcosa che anche i precedenti speaker più o meno hanno sfiorato. Chi sei? Cosa ti rappresenta? Tu nella vita sei quello che hai studiato, se hai studiato, oppure quello per cui hai passione. Non sei sempre ciò che ti dà da vivere, non sei il tuo lavoro, non è così. Che ti può capitare di dover fare tante cose diverse per sbarcare il lunario, che non sempre basta la bravura, quella di qui sopra, quella di Michelangelo, no, ci vuole anche fortuna, tanta fortuna affinché i pianeti si allineino in qualche modo, affinché il treno passi. I treni passano, però devi essere lì ad aspettarlo, non sulle rotaie, se no è finita. Ora, questa cosa me la sono portata avanti nei lunghi anni, sono giovane, però insomma il precariato ognuno lo vive a modo suo, negli anni del precariato, quando ero dall'altra parte della barricata, quando c'era da pagare le bollette, quando c'era da pagare l'affitto, e lo stipendio non c'era, c'era una borsa, c'era una cosa, c'era quell'altra. Mi ricordavo di queste lettere, di quello che diceva lui, di altre cose che ho letto, e andavo avanti. E oggi ancora le uso, adesso che sto di qui, che non ho questi problemi, per valutare chi mi viene davanti, a chi devo insegnare, cosa devo dire. E l'insegnamento è questo, cioè siete quello che volete fare, quello per cui avete passione, quello che vi infiamma. Punto. Anche perché questa cosa, se ti dice male, finisce, la farai nel tempo libero, non per lavoro, ma ciò non cambia la tua essenza. Ecco, per rispondere al primo speaker, chi sei, quello che vuoi fare, secondo me, che poi può cambiare nel corso degli anni e ne può essere soddisfatto. Mi presento, io sono Luca Pezzuto, mi ha presentato anche Riccardo prima, e insegno letteratura artistica, ossia le parole degli umanisti intorno all'arte, le parole degli artefici intorno alla tecnica, le parole degli artisti intorno a se stessi. E queste sono le parole che ho provato in qualche modo a portarvi oggi attraverso due esempi celeberrimi. Però attenzione, perché questa cosa è un po' rischiosa da fare, soprattutto al di fuori dell'Accademia. Non si creda che è possibile in qualche modo rendere contemporaneo quello che contemporaneo non è. Non è così. Il mestiere dello storico non è appiattire. Il mestiere dello storico è dare a chi ascolta, a chi legge, a chi studia, gli strumenti per capire un'altra cosa, una cosa che è lontana anni luce. Chi è venuto prima di noi, che ha un sistema di valori diverso, che ha un approccio alla vita diverso, che ha credenze religiose differenti. Oggi, e giustamente, si fa caso a dire buongiorno a tutti e tutte. Lo trovereste mai in una lettera del 400? No. Per questo motivo interpreteremmo con la contemporaneità e il paradigma del non essere inclusiva una lettera del 400? No, io sono vegetariano, esempio. Ho studiato per anni un pittore, si chiamava Colla della Matrice, ho studiato il suo taccuino di disegni. All'interno del taccuino di disegni aveva tutta una serie di lettere, aveva tutta una serie di appunti dove praticamente raccontava come farsi gli amuneti con gli organi genitali dei cani. Non avrei dovuto studiarlo. Etica, rispetto per gli animali. Sì, è una cosa inorridisce. Benvenuto Cellini era uno stupratore.
se lo ragioniamo con i canoni attuali. Questa distanza è importantissima. Altro esempio, Giovanni da Capistrano, il santo che conoscete, c'è l'enciclopedia antisemita. Giovanni da Capistrano è interpretato come antisemita dall'enciclopedia, in un momento in cui non c'è l'antisemitismo. Giovanni Capistrano ha fatto cose brutte, ma era antigiudaico. Era un altro tempo, non c'era stato il nazismo di mezzo. Era antigiudaico come lo era Shakespeare, come lo era Paolo Uccello, che ha dipinto il martirio di una famiglia di ebrei per recuperare una scena religiosa. La distanza. La distanza è importantissima. Del resto, mi permetto un consiglio di lettura per chi non ha avuto ancora modo di farlo, citando Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, libro strepitoso, scrittrice magnifica, lei cosa dice ad un certo punto? Anche a Plutarco sfuggirà sempre Alessandro. Figuratevi se a noi non sfuggono Michelangelo e Alberti, insomma. Poi, certo, questo è il contatto con il passato. In realtà, quello che faccio io per lavoro, l'insegnante, il professore, il contatto vero è nel presente, il contatto è con gli studenti, fondamentalmente. E a proposito di frustrazione, perché mi sembra di aver detto qualcosa di contemporaneo citandovi dei brani, degli stralci di queste scritture d'artisti? Perché da lì non è che si evince un sistema di valori diverso, da lì esce un sentimento, la frustrazione. Non sono contenti, non sono soddisfatti, e oggi, dopo 2 anni di pandemia, cos'è la frustrazione? Forse lo capiamo un poco tutti. E a proposito di frustrazione, forse è il caso di tornarci in presenza all'università, altrove. Io sono stufo di stare 9 ore davanti allo schermo a fare ricevimento, a fare esami, a fare far laureare le persone così. Adesso ci siamo riusciti, non era colpa nostra, era l'emergenza, però rendiamoci conto dell'importanza del tornare di fronte. Sono bellissimi questi mezzi, però insomma bisogna tenere conto anche di tutto il resto. Vado a concludere. Ora, contatto nel presente e insegnamento. Io penso che chiunque di voi, a qualunque livello, ha incontrato almeno una volta nella vita qualcuno che da dietro la cattedra ha cambiato il suo modo di vedere le cose. Attenzione, in positivo o in negativo, perché c'è pure qualcuno che magari la vita ha provato a rovinartela, una nota, una sospensione. Io ho rischiato di essere bocciato per un professore che non mi piaceva, mi ha sospeso, ho rischiato di non essere qui. Però poi ne ho incontrato un altro, che invece ha creduto in me proprio lo stesso anno e ha fatto sì, insieme a tante altre cose, che io sia qui. Quindi l'importanza di questo contatto è determinante. Io alla fine di ogni corso faccio un po' un bilancio, che ne so, ho dato una bibliografia magari nuova, l'hanno recepita, l'hanno capita, funziona. Quanti erano all'inizio? Chi ha mollato? Perché ha mollato? Chi mi ha chiesto la tesi? Non perché io voglia le tesi, assolutamente, però è un servizio che dobbiamo dare, se me ne danno di meno forse ho sbagliato qualcosa. Questo te lo devi chiedere quando fai questo mestiere. Alla fine però penso e credo che tu sei lì, e se anche solo uno studente o una studentessa, oltre a imparare qualcosa, magari rimane segnato, come io sono stato segnato prima, allora forse posso andare a dormire un po' più contento, perché forse il mio mestiere in qualche modo, diciamo, l'ho fatto, ho portato a casa la pagnotta. E allora concludiamo con Michelangelo e riandiamo a monte con un anticlimax. Ora, che cos'è questa? Michelangelo, pochi anni dopo gli affreschi della volta, si mise a dipingere il Giudizio Universale. Altro dipinto strepitoso, il Cristo giudice violento, la Madonna spaventata, rivestiti da un pittore d'Aliena da Volterra, peraltro amico di Michelangelo, allievo, che si chiamava il Brachettone. Perché li ha dovuti coprire? Perché? Perché Michelangelo vivo, queste pitture non erano considerate licenziose da Pietro Aretino, che aveva litigato con Michelangelo perché non era stato ascoltato sul programma iconografico, e Pietro Aretino allora scriverà una lettera contro di lui mentre prima ne collezionava i disegni. Poi ci saranno altri teologi, la Controriforma, criticare Michelangelo, vabbè, lasciamo perdere. Però questa cosa ci dice che il modo di vedere le cose cambia. E allora su questo concludiamo davvero. Michelangelo, quello di cui sopra, quello di cui abbiamo parlato, il più grande pittore forse tra tutti del suo tempo, il più grande scultore, perché lui pittore appunto non si definiva. Alla fine del Cinquecento passa da Roma, per la Cappella Sistina, un altro pittore, un pittore che consideriamo di Toledo, uno spagnolo in realtà. Poi torna in Spagna, risiede a Toledo, lavora tantissimo,
e parla con il suocero di Velázquez delle pitture di Michelangelo e gli dice: "Ma è un buon ombre che non sa pintar". Ora, fino a qui tutto bene. Il fatto è che quel pittore, sì, Toledo, ok, però risiedeva lì, non era di lì, era nato a Creta, era passato da Venezia, era sceso a Roma, aveva lavorato per i Farnese, aveva un cognome impronunciabile, però era soprannominato El Greco, praticamente uno dei massimi artisti del suo tempo in Europa.